Astor Piazzolla, very famous composer who died. Every famous composer, first they compose a lot of music and then die. And dying is a very good business move for every composer who composed a lot of good music. So, but first you have to compose a lot of good music. Okay. Let's finish with jokes. Gloria, I will give you the microphone. Maybe we will explain now what we're gonna do for you. This is a magical moment entering the sophisticated world of kingdom of minerals. Stones are very wise creatures, very patient, and we have a lot to learn from the stones. I hope you will enjoy it. Grazie. Davvero questo momento magico nel nostro show, che è sempre anche un po' imprevedibile, perché queste meravigliose sculture di Pinuccio Sciola, non so se conoscete, il grande scultore sardo, che ha scoperto la voce nella pietra. Ci ha raccontato e ci ha insegnato che lui, camminando così, ha sentito la pietra che gli parlava e cantava, e ha capito che avrebbe potuto trovare un suono dentro proprio la pietra che trovava in Sardegna. Queste sono sculture di pietra calcarea e quindi hanno la memoria del suono dell'acqua, sentirete proprio un canto acquatico. A volte invece ha scolpito, per esempio, pietra di basalto, quindi hanno un suono più sordo, più scuro, perché è come se fosse fuoco solidificato. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Pinuccio quando era ancora in vita, adesso il suo corpo fisico, diciamo, ci ha lasciati. Abbiamo fatto
negli spettacoli con lui, abbiamo anche avuto l'onore di vivere nel suo parco sonoro e fare un documentario, e così io ho personalmente imparato un po' a suonare queste pietre che vedrete producono il suono attraverso le carezze, quindi non devono essere percosse né, appunto, non sono uno strumento percussione, non devono essere urtate né graffiate, ma accarezzando con molto amore, anzi il maestro faceva una preghiera prima, cominciano a cantare. E questo è un momento che dedichiamo alla natura, e proprio un viaggio al centro della terra. E vi invito a, ancora una volta, a riposarvi e riflettere. Buon ascolto.